Alle 7:30 Leila aveva fatto una doccia presto. Aveva dato da mangiare a 4 bambini per la colazione, aveva preparato 4 piccoli pranzi e li aveva vestiti tutti e 4, tranne le scarpe, che aveva chiesto a Emre di fare. Quella mattina era stato difficile alzarsi dal letto. Avevano dormito con i loro figli nel letto in mezzo a loro e avevano messo Denise e Atest nei letti di Fusan e Dersin. Non era così male come aveva pensato che potesse essere, anche se i bambini hanno dormito irregolarmente e questa mattina si sono svegliati di malumore. Ma Emre si lamentava di aver avuto qualcuno che scalciava i piedi nel rene per tutta la notte e di aver dormito molto poco. Quindi era quasi impossibile alzarsi quella mattina, scontroso anche lui. Leila pensava onestamente che fosse più facile fare tutto da sola piuttosto che litigare e convincerlo ad alzarsi dal letto per quel piccolo aiuto che poteva offrire. Non era il padre più pratico di tutti i tempi, anche se di solito aiutava quando gli veniva chiesto. Era solo abbastanza testarda da non voler dover chiedere ogni tanto, soprattutto quando hanno avuto 4 figli questa mattina. Quindi era di umore, avrebbe dovuto sentirsi in colpa per questo, ma non lo fece. Non si sentiva molto bene quella mattina e, ovviamente, era preoccupata per Ildiz. Quindi l'umore era generalmente negativo da ogni angolazione. È stata una mattinata difficile tutto intorno. Alla fine Emre, finalmente ha calzato 4 paia di piedi e si è comportato come se avesse spostato una montagna. Gli ha chiesto di mettere i piatti della colazione nella lavastoviglie mentre portava tutti nel suo furgone per andare al lavoro, poi ha pensato che avrebbe dovuto mordersi un buco nella lingua quando lui ha alzato gli occhi al cielo per essere stato chiesto. Fece sedere tutti i bambini al sicuro e li allacciò ai sedili della macchina e alla fine si sedette al posto di guida proprio mentre Emre usciva di casa. Si avvicinò al finestrino del guidatore, la guardò accigliata attraverso il vetro e le fece cenno di abbassare il finestrino. Mise in moto il furgone, abbassò il finestrino e gli lanciò uno sguardo meno che paziente. «Sì», lei disse. «Perché stai guidando?» chiese. «Perché sono arrabbiata con te, e sarebbe meglio per l'umore di tutti se oggi guidassi la tua macchina per andare al lavoro, grazie», ha detto in modo intelligente. «Cosa ho fatto?» chiese. E lei capì che davvero non aveva la più pallida idea. «Sul serio, Emre, se non lo sai, non c'è speranza», disse. «Sevgilim, siamo solo stanchi. Sono sicuro che non hai dormito meglio di me. Ma buttarmi fuori dal carpool? Davvero?» disse, svergognandola per il suo cattivo umore. «Beh, forse non sarei così di cattivo umore se avessi avuto un po' più di aiuto per preparare questi 4 stamattina, e se non avessi dovuto dirti 4 volte di alzarti dal letto, e se non avessi non ho vomitato quella piccola colazione che sono riuscita a fare stamattina mentre allattavo 4 bambini. Sì, il mio umore potrebbe essere buono come il tuo, Emre, se tutto quello che non fosse successo questa mattina», disse, poi mise il furgone in drive. «E ancora una cosa», disse subito prima di partire, «non che tu mi abbia chiesto o sembrato che ti importasse perché stamattina ho vomitato la colazione, ma è perché sono incinta». Se ne andò e lo lasciò in preda ai gas di scarico. La differenza che ha fatto un giorno è stata sorprendente. Ildiz si è alzata presto questa mattina e ha chiesto da bere. La sua vocina era rauca, le sue preziose guance rosse per la febbre, e si strofinò il naso che aveva ancora il tubo dell'ossigeno attaccato, ma quella richiesta di un sorso d'acqua era il suono più dolce che Sanem avesse mai sentito. Stava sonnecchiando sul divano, la testa sulle ginocchia di Ken. Era accasciato e assonnato, la testa appoggiata all'indietro contro il cuscino, ma entrambi si raddrizzarono di scatto al suono della voce di Ildiz. Sanem balzò in piedi per prendere un po' d'acqua a Ildiz, e Ken si alzò e si avvicinò al lato del letto. «Baba», gracchiò Ildiz, allungando le braccia verso di lui. La prese in braccio mentre Sanem versava dell'acqua in una tazza e gliela portava. «Senti, Ana ha dell'acqua per te», disse, poi l'aiutò a gestire un drink con tutte le cose mediche sul percorso. Una mano aveva una flebo ed era coperta con nastro adesivo e un piccolo cuscinetto per mantenere il polso dritto. L'altra mano aveva il monitor dell'ossigeno nel sangue fissato a un dito, quindi aveva bisogno di aiuto. E gloria di glorie,
ha bevuto, poi si è agitata per il tubo nel naso e le cose sulle sue mani. Via, disse, stringendo la mano, le sopracciglia abbassate sugli occhi. Dobbiamo lasciarli per un po', Bebek, le disse. Non le piaceva quella risposta, così si rivolse a Sanem. Ann, via, disse, aggrottando la fronte ancora più triste e tendendo la mano per mostrarglielo. Lo so, hai delle cose tra le mani, vero? Ma quelle cose ti stanno facendo sentire meglio, Ildiz. Le toglieremo più tardi, ma adesso, dobbiamo lasciarle così puoi stare meglio e possiamo andare a casa. Va bene, ha spiegato Sanem. Ildiz le prese Anne e Sanem la prese da Ken. Ildiz si rannicchiò in lei, appoggiando la testa sul suo petto e rabbrividì un po'. Posso coprirla, sembra infreddolita, mi daresti una di quelle coperte nel suo letto? Sanem si sedette sul divano mentre Ken aiutava a sistemare i tubi e i cavi del monitor per sistemarli, e Ildiz appoggiò la sua dolce testa su Anne per riposare, e Sanem la coprì con la coperta. Il suo respiro mi sembra un po' più lento questa mattina. Non la pensi anche tu? Ha chiesto Sanem a Ken. Forse, ma è ancora piuttosto molle. Rivoglio la mia ragazza esuberante, disse, sedendosi accanto a Sanem e appoggiando il palmo della mano sulla corona del bambino. Si sente ancora un po'. Sanem annuì. Sì, credo che abbia ancora un po' di febbre. Ma oggi va meglio. Non così caldo come ieri, non credo. Bene, disse Ken. Poi premette un bacio sulla sommità della testa di Ildiz. L'infermiera entrò ed eseguì la sua valutazione mattutina, e concordò con Sanem che Ildiz stava meglio di ieri. Ma sulla scia della sua dichiarazione, Ildiz iniziò a tossire violentemente, un suono orribile pieno di dolore e cattiveria umida. Sanem arricciò il naso per come suonava. Sì, sfortunatamente, la tosse suonerà peggio prima di migliorare. Quell'infezione nel suo petto dovrà scomparire, ed è una cosa spiacevole, ma stai certo che sta progredendo, ha detto l'infermiera. È stato fatto un piano per la giornata. Ken tornare a casa per fare la doccia e prendere dei vestiti e altre cose essenziali a Sanem, portarle quelle cose e poi andare al lavoro. Avrebbe portato Ates e Denise a casa per stasera, la sua prima notte da solo con i bambini, e sarebbe tornato la mattina dopo aver lasciato i bambini all'asilo. Era un sacco di tempo per il parabrezza e Sanem sentiva di ottenere la migliore conclusione dall'affare rimanendo qui con un bambino malato. Ken probabilmente essere consumato sottile entro domani. Lei glielo disse, ma lui si allontanò dalla sua preoccupazione, apparentemente fiducioso nella sua capacità di gestire tutto. Così lo ha mandato via con un sorriso, un bacio e un elenco di cose di cui avrebbe avuto bisogno da casa. Poi ha detto una piccola preghiera che tutti hanno superato le 24 ore successive vivi e in buona salute. Ken entrare nel garage dell'agenzia proprio mentre lei la scaricava quattro bambini piccoli dal suo furgone. È stato molto da gestire per una persona. Leila, lascia che ti aiuti, disse, venendo in suo aiuto. Oh, grazie, Ken, disse, e gli diede Fusan, poi tornò nel furgone a prendere gli altri. Ha lottato con un fermo della cintura di sicurezza sul sedile dell'auto di Ersin, appoggiandosi al sedile posteriore con una strana angolazione, e ne ha agitato un po', borbottando sottovoce quando non si voleva rilasciare. Scambia i posti con me, Leila. Lasciami fare, ha detto Ken. Oh, quasi, capito, disse, ma chiaramente le stava costando. Non poteva fare nulla per aiutare con Fusan tra le sue braccia, quindi ha solo aspettato. Leila si stirò un po' di più e alla fine si slacciò la cintura di sicurezza, poi sollevò Ersin e uscì dal furgone lei stessa pallida ed esagerata. Ha persino oscillato un po'. Ken la fermò con una mano sul gomito e la guardò chiudere gli occhi e appoggiarsi al furgone, cercando di riprendersi. «Stai bene?» chiese. «Tieni, passami il bambino», disse, temendo che stesse per svenire e far cadere Ersin e che sarebbe stato un disastro. Non gli ha dato nemmeno Ersin, ma gli ha permesso di prendere il bambino dalle sue braccia. Chiuse gli occhi e prese un respiro profondo, ma a Ken non piaceva il suo aspetto. Aveva già visto Sanem svenire e ne aveva riconosciuto i sintomi. Leila, cosa c'è che non va? Stai male? E dove diavolo è Emre? Può chiesto, fuoco rapido, cercando di capire cosa stava succedendo.
Denise e Ates hanno iniziato ad agitarsi per alzarsi dai seggiolini dalla terza fila del furgone, aggiungendosi alla mischia, e l'auto di Emre è arrivata stridendo dietro l'angolo del garage, aumentando esponenzialmente il livello di decibel di tutto. Leila sembrava ancora pallida e con la testa confusa, ma stava cercando di riprendersi. Non poteva fare molto con entrambe le braccia piene di bambini, ma spostò Ersin sullo stesso braccio di Fusan e cercò di convincere Leila a sedersi sul predellino del furgone. Emre scese dalla macchina e si avvicinò. «Cosa sta succedendo?» chiese, valutando la situazione con un cipiglio cupo. «Tua moglie non si sente bene. E che diavolo, Emre? L'hai lasciata andare da sola con tutti questi bambini?» Emre prese Ersin da Ken e guardò Leila, che non solo era seduta adesso, ma si era voltata e aveva appoggiato la fronte sul sedile posteriore del furgone e aveva guardato il mondo intero come una donna sul punto di svenire. «Non è esattamente come è successo, Abby», disse Emre, un'espressione impassibile sul viso. «Beh, non sta bene, qualunque cosa sia accaduta, Emre. Sta per svenire, credo», ha detto Ken. Leila li salutò con un braccio agitato, ma non fu in grado di rispondere da sola al di là di questo. «Sta prendendo quello che ha Ildiz?» può chiesto, ancora cercando di dargli un senso. «Non preoccuparti, Abby, andrà tutto bene, mi prenderò cura di lei. È arrabbiata con me, abbiamo avuto una piccola discussione questa mattina», ammise Emre. «Beh, questo non fa svenire una donna», disse Ken, poi si fermò, all'alba in arrivo. Poi guardò Emre e l'espressione sul viso di suo fratello confermò esattamente ciò che Ken sospettava. «No», disse Ken, scuotendo la testa. Emre si limitò a chiudere gli occhi e ad annuire. «Veramente?» Ken chiesto. Emre continuò ad annuire strettamente. Anche Ken iniziò ad annuire e si sforzò di non ridere, ma non ci riuscì. Erano così tanto nei guai. «Leila, vuoi sdraiarti sul sedile? Ti aiuto io», si offrì Emre, ignorando l'evidente divertimento di Ken a sue spese. «No», disse. La sua voce sembrava più forte, ma non alzò la testa dal sedile. «Starò bene tra un minuto o due, grazie. Porterò questi due dalla tata Sada, poi tornerò per i miei due. Puoi restare con Leila», si offrì Ken. Emre annuì. «Leila, mi dispiace che tu abbia avuto un tale carico con i miei figli oltre ai tuoi durante la notte. Spero non sia stato troppo. Li porterò a casa con me stasera», promise Ken. «Va tutto bene, Ken. Non preoccuparti», disse, e alla fine alzò la testa, sedendosi dritta, ma il suo colore era ancora a metà tra il grigio e il verde. «Non lasciarla ancora alzare. È ancora molto pallida», disse Ken. Poi caricò le braccia con sua nipote e suo nipote e si diresse verso l'edificio. In breve tempo, ha sistemato quattro bambini piccoli e ha spostato i seggiolini dell'auto sul suo veicolo per tornare a casa più tardi, poi finalmente si è seduto alla sua scrivania.